Roberto Berta, nuovo mister della Rivarolese 106. Allora, oggi inizia una nuova avventura per te professionalmente. Sì, esatto, dopo l'avventura dell'anno scorso a Gassino mi ritrovo qua a Rivarolo, contento di questa scelta, ringrazio la società per la fiducia e boh, riparte una nuova stagione da oggi e vediamo, insomma dal 17 agosto saremo in ritiro qua a Rivarolo e da lì inizierà anche il nostro percorso e vediamo cosa saremo capaci di fare. Sappiamo che sei un mister grintoso che punta tantissimo sulla gara. Che Rivarolese vedremo quest'anno? Ma io mi auguro di vedere una Rivarolese che in questi anni ha fatto bene come risultati a livello di gioco, di ambizioni, perché comunque parliamo di una società storica che ha fatto addirittura la Serie D, 2 anni fa è salita in eccellenza, per cui il lavoro fatto da società e da chi mi ha preceduto è stato un lavoro estremamente positivo. Cerchiamo in funzione dell'anno scorso di migliorarlo come ambizioni, come prospettiva e vediamo di essere capaci di farlo sicuramente. L'anno scorso eri a Gastino, hai affrontato la Rivarolese come avversaria. Secondo te quali sono gli aspetti positivi e quei negativi da cui ripartire? Ma positivi sicuramente il gruppo, sicuramente la qualità della squadra, sicuramente l'ordine che ha questa squadra in campo. Abbiamo cercato di mirare su quello che potevano essere gli inserimenti in un organico già estremamente competitivo, che sono stati Secchieri, che sono Secchieri e Aloisi, che ci possono dare qualità di gioco e qualità in fase realizzativa, che forse dove è stata la miglior difesa del campionato, ha pagato forse quello che era il discorso sotto la parte realizzativa e speriamo di aver insomma, trovato le giuste pedine per migliorare ancora questa squadra che, ripeto, ha della qualità importante sulla quale dobbiamo partire. Veniamo all'ultima domanda, allora, quali sono i tuoi obiettivi e quali sono invece gli obiettivi della squadra? Gli obiettivi sostanzialmente sono quelli di migliorare quello che è stato il percorso dell'anno scorso, seppur positivo, poi alla fine per un punto, due o tre non sono riusciti a entrare nella griglia playoff. Cerchiamo di alzare l'asticella e di provare ad arrivare a quell'obiettivo lì.